preparare una cenetta romantica per San Valentino, ma non sai cosa realizzare o semplicemente vuoi sorprendere il tuo partner? Stai guardando il video giusto. Infatti, da un'idea del canale Mondo di Mari, che ringrazio, nasce questa collaborazione con più di 10 canali, di cui ti lascio il link giù nell'info box e a cui ti invito ad iscriverti. E ne commento in primo piano. Ognuno di noi ti proporrà dei tutorial e dei consigli dedicati a questa festa. Ed io, nello specifico, come letto dal titolo, ti mostrerò come realizzare una torta a forma di cuore con cioccolato, ricotta e un tocco piccante dato dal peperoncino, che è risaputo essere afrodisiaco. Il tutto sarà farcito con una crema con delle gocce di cioccolato e ricoperto da una glassa a specchio rossa. Ma prima di vedere come procedere, ti invito ad iscriverti se è la prima volta che passi a trovarmi, di regalarmi un like se quello che vedrai ti piacerà e a condividere questo filmato sui social. Inoltre, guarda il video fino alla fine perché vedrai la prova assaggio. Detto questo, vediamo gli ingredienti che ci occorreranno per preparare questa delizia. g di farina, 250 g di ricotta, 50 g di zucchero di canna, 100 g di cioccolato fondente, circa 150 ml di latte, regolati tu in base alla consistenza dell'impasto, due uova e una bustina di lievito per dolci. All'interno della planetaria rompo le uova, aggiungo lo zucchero di canna, aziono a velocità 5 e faccio lavorare per 15 minuti, fino a che non saranno raddoppiate di volume. Con le fruste in movimento inserisco ricotta, cioccolato sciolto a bagnomaria o al microonde ed il latte. Per quest'ultimo ingrediente ti consiglio di regolarti in base alla consistenza dell'impasto, dopo che metterai anche la farina. Infine, inserisco anche la bustina di lievito per dolci. Trasferisco all'interno di uno stampo a cuore rivestito di carta forno, livello la superficie e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. g di latte, 25 g di fecola di patate o amido di mais, peperoncino QB o una punta di un cucchiaino e gocce cioccolato quanto basta. All'interno di un pentolino verso la fecola di patate ed il peperoncino, verso a filo il latte, porto sul fuoco e faccio addensare. In questa crema non c'è lo zucchero per compensare le altre preparazioni che sono dolcificate. g di latte, 75 g di zucchero a velo e 5 g di fecola di patate. Quando sono andata a fare la spesa, mi sono dimenticata di comprare il latte condensato e per ovviare al problema, ecco che ho deciso di prepararlo e di mostrarti com'è semplice realizzarlo in casa. Un piccolo contenuto extra di questo video. Come per la crema, basta unire la fecola con lo zucchero a velo, versare a filo il latte, portare sul fuoco e aspettare che si addensi. Acqua 50 g, glucosa in sciroppo 105 g, cioccolato bianco 105 g, zucchero di canna 50 g, latte condensato 70 g, colorante alimentare rosso QB, colla di pesce 6 g. Per prima cosa metto in ammollo i fogli di colla di pesce per 10 minuti in acqua fredda, in un pentolino verso il glucosio, lo zucchero e l'acqua. Porto a bollore e proseguo la cottura per pochi minuti. Unisco poi la colla di pesce ben strizzata e la faccio sciogliere. Incorporo anche il latte condensato e lascio che scompaia nella glassa. Tolgo dal fuoco ed aggiungo il cioccolato bianco fino a farlo sciogliere. Infine inserisco una goccia di colorante rosso e voilà, guarda che glassa specchio meravigliosa e lucida.
Assembliamo la torta. Per prima cosa divido il dolce a metà, lo inumidisco con una bagna fatta semplicemente con acqua ed un goccio di Baileys. Verso la crema, la distribuisco sulla superficie, lo spargo con gocce di cioccolato, copro con la parte superiore della torta e su una gratella verso la glassa a specchio, facendola colare semplicemente sul cuore. Ripongo in frigorifero fino al momento di servire. Ed ecco il momento del taglio, è veramente una nuvola, grazie alla presenza della ricotta, è morbidissimo. Dopo questo lavoro, eccomi alla prova assaggio, come ti avevo promesso. Ecco la fettina di torta, guarda che bello il contrasto con la crema bianca, ma ricordiamoci che al suo interno ci sono anche le gocce di cioccolato, che conferiscono quella nota croccante al dolce, dato che è molto morbido e lo vedrai subito dall'affondo del cucchiaino. Guarda, non ho fatto assolutamente nulla e già si è rotta. Buon appetito a me! Il peperoncino si sente tantissimo e conferisce quella nota strong al dolce che serve, insomma. Il mio consiglio, se la vuoi rendere ancora più golosa, è di preparare invece che la crema bianca, io l'ho fatto per avere un contrasto cromatico, e di prepararla con il cioccolato fondente, quindi basterà aggiungerci quest'ultimo alla crema e vedrai che goduria. Comunque io ero un pochino terrorizzata, devo dire la verità, dalla copertura a specchio, dato che contiene il cioccolato bianco, ma non si sente assolutamente, te lo posso assicurare, e te lo dice una che non ama per niente questo tipo di cioccolato. Bene, prima di salutarti voglio farti vedere per l'ultima volta la torta. Guarda che meraviglia. Spero di averti tenuto compagnia e che questa ricetta ti sia piaciuta. A presto, bacioni grandissimi e ti auguro un fantastico e romantico San Valentino.